Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlarvi di quello che potrebbe tranquillamente diventare un ottimo videogioco da affiancare al nostro Fortnite. Lo state vedendo ragazzi, sto parlando di Realm Royale ragazzi, un battle royale in stile fantasy medioevale molto molto figo a cui giocarci. Il Realm Royale è molto semplice, la mappa è grande come quella di Fortnite, si gioca in 100 e già la prima differenza la troviamo subito all'inizio della partita ragazzi. 5 le classi disponibili che possiamo scegliere per cominciare e adottare la nostra strategia vincente. La vedrete subito ragazzi, fate aprire la lobby e possiamo subito avere la scelta della classe. Io comincerò per comodità con il guerriero, che è una delle classi che preferisco al momento. Eccolo qua, guerriero, ingegnere, assassino, mago, ladro. Allora, warrior, il guerriero, eccoci qua ragazzi, 1 minuto e 10 all'arrivo. Cosa c'è di differenza, cosa c'è di strano, di nuovo? Allora, le armi che possiamo tenere intanto sono solo 2 e non 5 come in Fortnite, ma a compensare avremo 3 abilità uniche per il nostro personaggio che dovremo trovare in giro per la mappa e che potremo cambiare con altre abilità più forti o che meglio ci piacciono e ci permettono di giocare nel nostro modo preferito. Tante cose ci sono in questo Battle Royale, si comincia appunto come vi ho detto in 100. La cosa migliore da fare secondo me all'inizio ragazzi è atterrare in un punto della mappa. Non guardate la mappa quanto è grande ragazzi, divisa come vedete in zone facilmente riconoscibili. C'è un auto jump fra 19 secondi, noi ci lanceremo molto lontano in modo da vedere meglio il gameplay. Si scarica innanzitutto da Steam, è gratuito e anche oggi 23 giugno hanno fatto un aggiornamento ragazzi. Allora andiamo, ci jumpiamo anche noi, ce ne andiamo giù al castello ragazzi, non c'è il paracadute, attenzione, giù di prepotenza verso il castello, c'è qualcuno che è sceso con noi quindi attenzione, ci spostiamo. Allora non andiamo al castello ma andiamo in questo piccolo paese. Come vedete la mappa ha delle cose gialle, sono le forge ragazzi, le forge servono per ottenere armi leggendarie o comunque migliori. Allora, ecco lì chest ragazzi, ne vediamo subito uno davanti a noi, lo apriamo e possiamo prendere subito una pistola e questa invece è un'abilità, Shielding Potion. Come vedete ragazzi si è inserita un'abilità là in basso, se io premo C ho lanciato una pozione che dà lo scudo, quindi me la posso lanciare addosso e io avrò lo scudo rigenerato. Queste sono altre 2 pozioni ragazzi, questa è la pozione dell'armatura gialla e la pozione verde è quella della vita. Vedete che si sono messe lì in basso di fianco alla barra blu, quella è la barra della salute. Shielding Potion, già ce l'abbiamo, vi ricordate? L'abbiamo appena presa, allora possiamo distruggerla per non lasciarla agli altri. La distruggiamo e noi otteniamo 5 pietre d'oro, le vedete là in basso, che ci serviranno poi nella forgia. Abbiamo appena preso ragazzi l'elmo ed è apparsa una barra gialla sotto di noi, 100 di scudo. E poi abbiamo preso anche gli stivali, 200 adesso di scudo per noi, più i 1200. Sento gente là davanti, lasciamoli perdere. In questo gioco ragazzi, se abbiamo lunghe distanze da percorrere, si può evocare un cavallo. Illimitatamente, tutte le volte che volete, evocate il cavallo e via come le faine. Dai che andiamo. Andiamo subito a vedere dentro qui. Ecco, questa è la forgia ragazzi. Questa è la forgia. Vedete? Io non ho nulla di interessante in realtà. L'armatura mi servono 60 pietre. Purtroppo non ce le ho. Con 60 pietre avrei avuto l'armatura leggendaria. Ma se vedete, potrei anche avere un'abilità leggendaria con 90 pietre e delle pozioni sempre per altre pietre. Intanto prendiamo pozioni per la salute.
Questi sono i chest un po' più bassi che ci danno un'arma epica, ragazzi, uno slug rifle epico. Automaticamente viene sostituito a quello comune e noi lo distruggiamo prendendoci così delle altre pietre. Andiamo avanti. Vediamo un pochettino se qua c'è qualcos'altro da lottare. Avanti ancora. Lo spadone ce lo prendiamo, colpimi dati. Abbiamo l'Heirloom Rifle, che è praticamente una specie di fucile che colpisce da lontano. Andiamo a sostituire lo spadone e, come vedete, spadone distrutto, pietre guadagnate. Proviamo a incappare in un fight. C'è gente qui, Mi stavo aspettando. Ricarichiamo. 4:20. No, ci ha sparato. Se ci spara diventiamo dei cacchio di pulcini del cacchio. Sei un pulcino del cacchio, sei. Va bene, peccato. Per un pelo. Siamo arrivati ai 29esimi, ragazzi. Quando ci killano, purtroppo, diventiamo dei piccioni. Dobbiamo scappare. Se riusciamo in 30 secondi a non farci killare, allora potremo ritornare ad essere come prima, con tutte le armi e con tutte le skill che già avevamo. Come vedete, ragazzi, siamo di nuovo nella lobby. Lì a destra c'è il rating. Siamo bronzo 5 per il momento. Più ci piazziamo in alto alle classifiche, più rating alto avremo. Come vedete, verrà poi implementato anche un battle pass. Lo vedete sopra la mia testa. C'è l'armeria, che è questa. E come vedete, incominciano, ragazzi, ad essere disponibili le nuove skin, i nuovi avatar. Per il momento stiamo aspettando che gli aggiornamenti verranno fatti. Noi siamo sicuri, ragazzi, che Realm Royale diventerà veramente un gran gioco, molto molto preso di mira dagli youtuber e dai giocatori di FPS. Questa è una bella infarinata, mi raccomando di provarlo. Io vi ringrazio per aver guardato questo video. Noi ci vediamo presto, iscrivetevi al canale. Ciao!